Buonasera ancora. Provate a pensare tutti quanti per un attimo a un progetto che avete realizzato e di cui vi siete sentiti orgogliosi. Non importa una cosa grande, una cosa piccola, una cosa media, l'importante è che abbiate pensato a questo, abbiate riflettuto, sviluppato la vostra idea, compiuto diversi passaggi e alla fine siate arrivati a una fine. Non so se ci avete fatto caso, ma molto spesso quando parliamo di realizzare i nostri progetti utilizziamo termini come avvicinarsi alla meta o camminare un passo dopo l'altro, mettere un piede davanti all'altro, anche usare le proprie gambe, inteso come farcela con le proprie abilità. Sembra quindi che il camminare, questa attività lenta e ripetitiva, sempre uguale, ci porti ad avvicinarsi, a raggiungere i nostri sogni. Qui è dove il mio camminare in giro per il mondo e in diversi laboratori sparsi in continenti lungo tutto il pianeta mi ha portato oggi. Al Biodesign Lab dell'Università di Harvard realizziamo esoscheletri composti da tessuti indossabili che possano aiutare le persone a camminare. Esoscheletro, questa parola tecnica, significa appunto scheletro esterno. E come potete vedere dalla nostra slide qui, abbiamo uno dei test che svolgiamo all'interno del laboratorio. Studiamo come le persone camminano, studiamo il movimento delle persone per riuscire a disegnare questi strumenti che appunto aiutano le persone a camminare. Dobbiamo avere una conoscenza del nostro tipo di cammino. Questa è il nostro esoscheletro. È composto da tessuti indossabili, vedete nelle foto di destra, si mette veramente come un paio di pantaloni, è una tuta. E grazie a due motori, che vedete attaccati in fianco allo zaino, collegati a dei cavi alle gambe, riesce appunto a fare sì che la persona possa andare in giro grazie a un aiuto esterno. Il sistema è veramente composto semplicemente da pantaloni, motori e cavi. Lo zaino che vedete lì è stato semplicemente uno strumento per attaccare appunto i pantaloni ed è nel caso vuoto. Il sistema stesso è dotato di sensori intelligenti che riescono a capire i vari eventi del ciclo del passo. Riescono quindi a capire se la mia gamba sta atterrando oppure se la mia gamba è in fase di spinta. E in base a questo, praticamente, non fanno altro che fornire la corretta spinta alle persone che hanno bisogno. Potete intuire che l'applicazione di questi sistemi è enorme e tutte le persone che hanno bisogno di avere quella che in gergo si chiama una camminata aumentata possono beneficiare di questi sistemi. Pensate a persone con mobilità ridotta, persone che hanno avuto un'emiparesi, una paresi, anziani, persone per esempio che devono trasportare grossi carichi. Appunto nella fotografia vedete questo zaino perché stavamo svolgendo un esperimento di questo tipo. Potrebbero essere forze dell'ordine, quindi soldati, potrebbero essere escursionisti e qualsiasi altra persona che voi possiate pensare abbia bisogno di una camminata aumentata. La possibilità di realizzare una camminata aumentata è stato uno dei sogni dell'umanità da anni ed anni. Se, tanto per citarvi un esempio, alla fine del 1800, quindi potete immaginare un attimo lo stato
tecnologico della fine del 1800, è stato brevettato il primo esoscheletro di alto inferiore. Questo nonno, diciamo, del nostro sistema arriva ad oggi a questo, che invece riesce a ridurre l'energia che noi usiamo mentre camminiamo. Quindi, utilizzando il nostro sistema che spinge le gambe in sincrono con il mio movimento, riesco a utilizzare meno dell'energia che normalmente uso per camminare. Ovviamente dal brevetto del 1800 ad oggi, per arrivare ad Ironman, di strada ce n'è ancora molta da fare. Però se fare in modo che avere una camminata aumentata sia uno dei sogni dell'umanità, possiamo per caso riuscire a fare il contrario? Possiamo fare sì che siamo capaci di raggiungere i nostri sogni con le nostre gambe? E quello di cui vi ho parlato adesso è stato ed è tuttora uno dei miei sogni: poter lavorare in quest'area, in questo laboratorio, e riuscire a contribuire a creare un tipo di strumento che possa essere di aiuto per moltissime persone. E nel mettere insieme questa presentazione per il TED, ho pensato allora un po' agli anni passati e ho pensato alle cose che mi hanno ispirato e sono state d'aiuto durante il mio percorso, durante il mio cammino fin qui. E mi fa piacere provare a condividerle con voi oggi attraverso 5 parole che spero che potranno essere di aiuto e ispirazione anche per altri. La prima per me è la passione. Se non c'è la passione, non si va da nessuna parte. Mettete passione nelle cose che fate, spendete soprattutto del tempo a capire veramente quali sono le vostre passioni. Cosa vi piace fare veramente? Non fatevi trovare in situazioni precostituite, preconfezionate, in cui siete costretti a fare quello sempre, comunque, la stessa cosa, senza avere possibilità di cambiare strada lungo il vostro cammino. Appassionatevi alle cose e cercate altre persone come voi che siano appassionati in modo da poter condividere le stesse passioni. La seconda per me è fatica, che poi è anche veramente strettamente collegata alla prima, tanto da essere un po' la stessa cosa. Non esiste la possibilità per me di realizzare un sogno senza mettere della fatica. Fatica intesa come sacrificio, voglia e disponibilità di rinunciare a certe cose per arrivare a un grande obiettivo. La terza è consapevolezza. Siate consapevoli delle vostre abilità, delle vostre capacità, le possibilità, ma anche e soprattutto dei vostri limiti. Decidete voi dove fissare l'asticella e poi dovete solo raggiungerla. La quarta è riflessione. Soprattutto oggi, in cui bisogna sempre fare un sacco di cose, sempre bisogna fare di tutto, penso che sia molto importante ogni tanto fermarsi a pensare. Non necessariamente a pensare al vostro obiettivo, a quello che dovete fare per raggiungerlo, ma semplicemente fermarsi un attimo e riflettere spendendo un po' di tempo con se stessi. Se poi avete anche la possibilità di arrivare fino lassù, beh, c'è anche una bella vista. L'ultima sono le radici. E penso che molti di voi riconosceranno questo posto. Quel bambino non so se lo riconoscete, però sarei io. E penso che le radici siano molto importanti, perché vi mostrano da dove siete partiti. Voi tenete sempre gli occhi fissi, dritti davanti al vostro obiettivo, ma con la coda guardate dove siete partiti. Le radici vi mostrano quanta strada avete fatto per arrivare dove siete oggi e vi dicono
quello che siete veramente, quello che siete diventati, la vostra identità, sono le vostre radici. Spero che oggi, alla fine di questa giornata, tutti voi possiate uscire da qui, dopo aver ascoltato queste presentazioni, aver visto diverse cose, e pensare veramente a quello che volete fare nella vita. E magari già oggi fare il primo passo per realizzarle.